Buongiorno a tutti e bentornati in questo nuovo vlog. Allora, oggi vi porto con me in questo nuovo video perché volevo stare un po' insieme, sono a casa. Adesso mi sto preparando, anzi non è che mi sto preparando la cena perché poi questa sera dovrò uscire con delle amiche. Ecco, è appunto. E volevo portarvi stare con voi mentre mi faccio anche le unghie perché non sono presentabili. Quindi devo prendere questo. Poi sto preparando la cena, così almeno stasera mio marito e i bambini hanno già pronto. E devo fare una cosa, ma non mi ricordo cosa. Vabbè, non mi ricordo. C'è tutto giù. Niente, non mi ricordo. Sono venuta su per fare una cosa e non mi ricordo cosa. Vabbè, non c'è male come intro nel video. Comunque vi dicevo che oggi vi porterò con me. Sostanzialmente non abbiamo da fare molte cose. Ora questa mattina mi preparo da mangiare per loro stasera. Poi io sarò a mangiare una pizza con delle amiche. Poi mi volevo fare le unghiette con voi perché veramente, cioè, sono una cosa oscena, oscena. E poi volevo farvi vedere un rapido spezzone, poi farò un video a parte perché ovviamente merita. Ho comprato l'Airwrap e sono contentissima. L'altro giorno c'era da Media World lo sconto. Come si chiamava? Wow, una cosa del genere. E niente, c'era 100 euro in meno. Siccome io dovevo farlo regalare per Natale, però con mio marito abbiamo detto, cioè, tanto vale pagarlo 100 euro in meno adesso. E poi ovviamente lo stavo già usando perché, metti che arrivava Natale e poi non funzionava, non me l'avrebbero più cambiato perché ci sono 2 settimane di tempo se ci sono dei problemi per cambiarlo. E quindi vabbè, mi sono bruciata il regalo di Natale e compleanno, però vabbè. È uguale, quindi oggi mi devo lavare i capelli perché, come noterete, è fantastico. Cioè, io praticamente in 33 anni di vita non ho mai potuto non usare la piastra. Niente, con l'Airwrap l'ho asciugati l'altro ieri sera. Non serve più la piastra. In 7 minuti ho asciugato i miei capelli senza piastra e avendo lo stesso risultato, per me è una svolta epocale. Ma comunque, per questo poi faremo un video a parte e ve ne parlerò. E niente, adesso ci mettiamo subito all'opera. Ecco cosa dovevo andare a prendere su il cavalletto. Niente, torniamo su. E stavo dicendo, mettiamoci all'opera. Ora vi faccio vedere per loro stasera preparo una buio luce. Preparo una torta di verdure e una insalatona, così almeno siccome io arriverò per le 7:30 perché l'Ale Sandra esce da basket alle 7:15. Arriverò a casa giusto per le 7:30 e quindi cioè, devono avere già pronto prima di uscire di casa. Io per le 4 apparecchio già, mi preparo già, mi trucco e tutto in modo che quando poi porto lei a casa, ecco. In modo che quando io porto lei a casa poi li lancio dentro e esco subito perché saranno già le 7:30 e alle 8:15 dobbiamo vederci. Comunque pensavo di fare, siccome ho questa pasta sfoglia, brisée in realtà, pensavo di fare questa torta di verdure con zucchine e porri e poi un'insalata. Tanto loro mangiano il secondo, la sera va bene così. E nel caso poi avessero ancora fame, ci sono dei formaggi, delle mozzarelle. Vabbè, comunque, bando alle ciance, ciance alle bande. Mettiamoci all'opera, intanto mettiamo su la torta, così poi mi metto a farmi le unghie. E poi mi faccio la doccetta, capelli, mi rilasso un po', direi che ci sta. Ieri ho pulito
5 ore e mezza in casa mia, cioè ho pulito veramente, più stirato tutta la roba che avevo da stirare, c'erano, avevo accumulato 12, mio marito usa le camicie al lavoro, avevo accumulato 12 camicie e tutti i maglioncini che ho fatto, ho tirato fuori dal cambio degli armadi, quindi praticamente ho cominciato alle 8 e mezza e ho finito di pulire barra stirare alle 2, ero distrutta, avevo la schiena a pezzi, quindi direi che oggi un po' di relax ci sta. Quindi niente, cominciamo. Padella, ci aggiungo un po' di sale, ma non tanto perché poi dovrò risalare quando ci aggiungo le uova e il resto degli ingredienti. Un po' di sale, poi un filo d'olio. Io c'ho proprio quello a filo, viene giù un goccino, però ne metto un po' di più perché tanto non lo mangio io e lo insaporisco un po' di più per loro. E poi un pizzico di pepe nero. Ok. E poi adesso aggiungo un filino d'acqua. E lo faccio andare piano 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 coperto. Allora, visto che sono in relax, mi sono fatta una tisanina, come avete visto, e un pezzo di torta che era avanzata stamattina dai bambini. Questa qui, ragazzi, è buonissima. Ora vi faccio vedere cos'è. Se la trovate, prendetela. Io l'ho presa alla Ecom, ma vedete com'è. Ha uno strato di cioccolato e sotto è tipo sacher, però non ha la marmellata. Sono due strati, vedete? E alle stelle, ma rimane golosissima. Ora ve la faccio vedere, se la trovate prendetela. Tra l'altro io l'ho trovata in era in offerta al 50%, costa 3,60 euro, l'ho pagata 1,60 euro. È questa qua, non si vede una cippa perché si accende la luce, magari questa qua, non so se la conoscete, torta stelline, deve essere spagnola, sì, è spagnola, ma è meravigliosa. Ora vabbè, farina di oliva, sole, uova, pastorizzate, zucchero, cacao, umidificanti,
Sciroppo di glucosio, vabbè, non sarà sicuramente il massimo come ingredienti, però una volta ogni tanto. E se la sono spazzolata tutta. E io ho avuto il tempo giusto di assaggiarla ieri mattina, ma un pezzettino, e questa è quella che è avanzata stamattina. Ho già fatto colazione con il latte e caffè e 3 biscotti, però visto che oggi proprio me la voglio prendere con calma, relax, tra l'altro fuori piove, perfetto. E adesso niente, stavo guardandomi qualche video su YouTube e mi prendevo la mia tisana, mi mangio la tortina e niente, un quarto, 10 minuti, un quarto d'ora, tempo che me la gusto con calma, la tisana con calma e poi comincio a farmi le unghie. Dopo metterò su la torta, tanto le verdure sono già cotte e basta, facciamo tutto con calma, almeno oggi, poi domani lavoro. Semplicissime, però almeno sono in ordine perché non ne sopportavo più così. Ora la ricostruzione poi la farò verso Natale, adesso le lascio un attimino un po' a riposare dopo l'estate e poi verso Natale farò ricostruzione di nuovo. Adesso vado a preparare la torta. Ciao! Dunque, mettiamo la pasta brisée intanto. Nella teglia io utilizzo questa qua di vetro, mi trovo bene per fare le torte salate. Apriamo piano piano la torta brisée, io certe volte la preferisco alla pasta sfoglia, mi piace tanto come viene per le torte salate. Cerchiamo di centrarla abbastanza per avere poi i bordi più uguali. Ecco,
la bucherelliamo un pochino. Adesso io qua ho i miei zucchini e i porri già leggermente salati, ci metto mezza ricotta che non si apre, del parmigiano, intanto Amanda mangia questo, il porro con gli zucchini è buonissimo. Poi ci aggiungiamo anche la ricotta, quindi c'è una fonte di proteina, quindi di proteine, e quindi praticamente è già un pasto completo. Ora ci aggiungiamo anche le uova. Allora, io ci aggiungo anche un po' di maggiorana, perché qua a Genova in tutte le torte salate noi mettiamo la maggiorana, è una fissa un po' nostra. E vado ad aggiungere, ora vediamo, 2 o 3 uova, ora proviamo un attimo. Io cerco sempre di rimanere, cioè se con 2 riesco, meglio, cerco sempre di rimanere bassa con le uova. A parte perché a mio marito piacciono, quindi se in settimana non so cosa fare, gliele faccio. Anche in padella lui le adora, e quindi cerco sempre di tenermene un po' come jolly, ecco, quindi ne utilizzo il meno possibile negli impasti. E poi oltretutto qui c'è la ricotta, quindi la ricotta comunque già di suo raffredda quando raffredda, quindi non abbiamo bisogno di tanto uovo. Ne 2 dovrebbero bastare. Sì, sì, bastano, vedete, cioè ce n'è in avanzo. Ora non dico che sarebbe bastata una, però una è un tuorlo, secondo me già andava bene. 3 sarebbero troppe, esagerate. Ed eccoci qui. Io adoro le torte di verdure, sono un secondo veloce, te lo puoi preparare in anticipo, buonissime, complete, mi piacciono da morire. Quando riesco, che ho tempo, invece di usare la pasta brisée o la pasta sfoglia acquistata, la faccio con i bimbi, perché so cosa ci metto, è più salutare. E vabbè, in questo caso ora io avevo questa qua in casa da far andare, quindi l'ho fatta con questo, però spesso la faccio anche con i bimbi e viene anche più buona, ha una consistenza molto più buona.
eccola qui. Allora, forse ve l'avevo già detto, certe volte io per renderla ancora più golosa sopra ci metto del parmigiano e un po' di pan grattato. Ora, in questo caso il parmigiano l'ho finito, cioè ce l'ho in frigo da rigrattugiare, ma non ho tempo e voglia adesso. Quindi ci metto un po' di pan grattato sopra, giusto una spolverata per renderla un pochettino più croccante. Fa un po' di crosticina ed è buono. Ok, adesso lo inforniamo a circa 20 minuti a 180 gradi. A dopo. Ho fatto la doccia, ora mi vado ad asciugare i capelli e sono emozionatissima perché oggi faccio le onde la prima volta con Dyson e sono troppo emozionata. Vai a vedere come vengo. Poi devo prendere ancora manualità, sicuramente verranno una schifezza. Lo adoro. E quindi niente, vado a fare le onde. A dopo. Eccomi di nuovo. Allora, sono passate un po' di ore da quando ho fatto i capelli. Sono molto soddisfatta, nel senso che sono rimasti belli morbidi, li ho pettinati, non stile Maria Antonietta, che non mi piacciono tanto. Ora, vabbè, io mi sono anche riposata un'oretta.
ripasserò il ciuffo e mi vado a truccare perché poi vado a prendere Alessandra e non rientro più a casa. E cosa che volevo dirvi? Vabbè, niente, ora mi trucco e fra mezz'oretta esco. Nulla, ci vediamo dopo. Intanto qua si è messo bruttissimo tempo, è venuto allerta arancione. Noi usciamo, mi sembra anche il caso, certo. Vabbè, non si vede niente. E boh, speriamo bene, se no ce ne siamo a casa. Vediamo. Ci aggiorniamo dopo. Ciao. Dunque, sono passati esattamente 13 minuti dalla clip precedente e io mi sono truccata e siccome sono andata fuori a recuperare le scarpe, da noi c'è un vento terribile, è veramente terribile, ho deciso di farli lisci perché praticamente cioè, sono uscita e cioè, si sono tutti scompigliati e ho detto se esco con questa serata qua e cioè, rimangono così, poi diventano crespi, sono brutti, non mi piacciono, invece così poi io li legherò e rimangono sempre comunque ordinati. Ecco, Dyson Air Wrap è anche questo. Cioè, io in 4 minuti li ho nebulizzati, li ho un po' bagnati, con la spazzola lisciante li ho lisciati e con quella tonda ho fatto il ciuffo. Niente, io sono contentissima, mi ha svoltato la vita, perché cioè, se io avessi fatto i boccoli con il ferro, avrei dovuto comunque piastrarli, cioè anzi, se li piastravo rimanevano comunque ondulati, quello ondulato crespino brutto. Avrei dovuto ribagnarli, riasciugarli col phon e ripiastrarli. Quindi ci avrei messo almeno il triplo o quadruplo del tempo. Invece in 4 minuti, 5 minuti ho di nuovo il mio liscio con effetto piastra. Sono felicissima. A breve farò la recensione. Ora esco, vado a prendere i pargoli e poi ci avviamo verso basket. A dopo. Ok, stiamo uscendo. Questo è il look finito, quasi total black, lo dovrei dire. Sto facendo vedere il muro, non so. Ho messo, vabbè, sopra la magliettina che avevo prima, questa qua è di Shein, ma devo farvi ancora il video haul. È una magliettina con a metà maglia e metà camicetta. Poi ho i pantaloni similpelle, lo stivale nero classico. Una rebecchina nera, semplicissima, proprio nera, un po' lunga. E poi mi sono messa, scusate, vi faccio un po' ballare. Mi sono messa il mio piumino perché c'è freddissimo, visto che usciamo di sera è meglio. E c'è il cappuccio perché visto che danno pioggia. E la mia borsettina Michael Kors, strapiena di roba perché devo andare a prendere i bimbi, finché non lascio i bimbi non posso svuotarla. Niente, poi metteremo un po' di lip gloss alle labbrina e basta, ho provato i trucchi per dare qualche ritocco se c'era bisogno più tardi, ma nulla, siamo a posto, va bene, ci vediamo dopo, ciao!
Allora ragazzi, io sono arrivata a casa adesso, sono le 11 meno un quarto e prima di entrare in casa chiudo qui il video. Sta piovendo tantissimo, sono nel posto auto e nulla, ora vado a casa, mi strucco e me ne vado a nanna con questa pioggia, fantastico, però viene giù tantissima acqua, dovrò prendere l'ombrello e correre perché sennò mi inzuppo. Io vi ringrazio per aver guardato questo video e vi invito a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e di attivare, attivate la campanella se non volete perdervi i prossimi video. Se vi è piaciuto il video, non dimenticatevi di mettere un mi piace perché aiutate me e il mio canale a crescere e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!